Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, come state? Spero bene. Allora, nuovo video. Sì, lo so, che dico come sempre. Spero che stiate bene. Spero che vi possa piacere questo video. Scusate se ogni tanto mi giro di là, ma guarda chi può arrivare, chi può venire da me, un po' da, chi viene da me, anzi, per meglio dire. E nulla, finalmente sto ricominciando a fare altri video. Altri video, che dici, più che altro. Mi sono anche truccata perché non potevo stare così, vedete? Sì, devo fare anche le sopracciglia, che non è da meno queste sopracciglia, vabbè. Sono quasi che stanno incrociando, ma ci siamo presi che meglio se vogliamo. E se sentite qualcosa in sottofondo, sto ascoltando Forum, Barbara Palombelli, e vabbè, dettagli. E nulla, aspettate un attimo, provo a abbassarla. Eccomi, allora, ho dovuto abbassare per forza perché altrimenti non riuscivo a parlare con voi e non mi concentro su quello che voglio un po' creare con voi. Allora, ieri notte, non so cosa che no, ieri notte, ieri sera più che altro, io ho visto un programma non tanto carino, non voglio dire di cosa si tratta, perché non voglio rattristarvi, però un canale, no, vabbè, un programma, una trasmissione sul rido, non rido perché c'è poco da ridere, sono seria in questo momento, su, non so se si può usare questa parola, però io la utilizzo lo stesso. Insomma, delle problematiche sulle donne, problematiche non dire, vabbè, io lo dico, poi non so se si può dire, sulla violenza delle donne. Eravamo i criminali, stavo guardando, non so se si può dire, ma io lo dirò lo stesso, se mi bannano il video, pazienza. Quindi, nulla, ho guardato questo programma, questa trasmissione, con il nostro serie nei Pivetti, o la sorella, vabbè, una delle due conduce bene questo programma, questa trasmissione, e mi piace tanto perché piace nel mondo, nel senso che spiega abbastanza bene come siamo trattate noi donne dagli uomini, e vabbè. Comunque, a parte questo, ieri ho mangiato abbastanza bene, a parte i discorsi che sto facendo io, ho mangiato delle verdure con la carne lessa, patate lesse, condite con dell'olio, aceto e sale. Sì, lo so che può poco interessare, però questa è una seduta casalinga, come la chiama Katrina C4Kate, e The Witch posizione di bellezza, ovvero Caterina. E nulla, io la chiamo anche io seduta casalinga. Anche se non faccio vedere nulla di chissà che, però mi piacerebbe molto farvi vedere qualche altra cosa. A proposito, lo farò vedere che io qua, i tè che bevo, aspettate un secondo. I tè che bevo sono questi qui. Vedete, questi sono i tè che bevo. Uno è questo che ancora non l'ho aperto finché non consumo gli altri. Letto, non si vedrà mai la mazza, ma fidatevi, tè Lipton, da quanto? Da 25 filtri, tè verde classico, dalla pianta al pianeta, vabbè, questo è quanto. Ecco, poi a Startea, da 25 filtri lo stesso, questo da quanto era? Da 25, in questo, 25 filtri, Startea classico, questo qua, molto buono, mi piace assai. Poi, come camomilla, sto bevendo molto assai, non so se si può dire, però questo è buon relax e tisana, presa dall'Eurospin. Questa la prendo sempre dall'Eurospin e mi piace, mi rilassa e
Dalle nove scrollo, non mi scrollo quando sto bella addormentata come non so cosa. Mi distende molto, mi aiuta anche per i nervi. Quando sono bella nevrotica, olè, questa mi distende, che è una bellezza. Quindi top, tisana, wow. Poi, alla mattina, per non farmi mancare niente, Nesquik da 3,38€. Non sto facendo video sotto la spesa, ma vi faccio vedere quello che mangio tante volte. Allora, 3,38€ di Nesquik, buonissimo, straordinario, con latte, è una bellezza unica. Ma qui non c'era della camomilla, e sì, ma io non ho voglia di prenderla, quindi vabbè. Ah, come caffè non prendo orzo, ma prendo un caffè, e aspettate un secondo che il caffè suerte, serve questo qui. E c'è anche un altro pacco, serve questo qui, vedete, caffè Lavazza. Suerte, serve questo, questo qui, suerte, molto buono. Mentre, ora vi faccio vedere quello che ho mangiato ieri sera, che se vabbè non vorrei proprio di meno, aspettate un secondo, non so come si potrà mai vedere, però ci provo, aspettate. Allora, eccoci qua, questo è quello che ho mangiato ieri sera. Sì, vedete, patate lesse, carne e boh, vabbè, brodo, e mi è piaciuto tantissimo. Ed è per questo che è per questo che ho dormito bene, ma non è quello la sostanza. Aspettate che mi giro. Allora, poi ho lavato i piatti, vi stavo dicendo che stamattina ho lavato i piatti, ieri appunto mi ho guardato un po' di TV, poi mi ho guardato anche un po' dei vostri video su YouTube e alla fine poi mi è salto a dormire un po' troppo tardi, infatti mi hanno tutte le sere. Mi dice che devo dormire un po' più presto perché tra l'altro, non va bene che dormo troppo tardi e poi ovviamente mi sveglio che sembro un zombie, in effetti è vero, mi sveglio come un zombie, ma raga, quanto è bello stare sotto le coperte al calduccio, ma bisogna anche stare a farsi le proprie cose e via dicendo. Beh, ragazze, io adesso vi saluto perché devo andare e poi perché sta arrivando gente, quindi ciao. È stato bello, ma io non voglio annoiare troppo. Casomai riprendo un altro momento, a dopo, anzi a mai, non lo so, vabbè, sto scherzando. Cos'altro volevo dire? Niente, dai, a un altro momento se ce la faccio. Allora, eccomi qua, dunque riprovo a riregistrare se non mi interrompe nessuno, perché ancora non mi ha interrotto nessuno, cioè non si è recato nessuno qui. Comunque, vi volevo dire che praticamente ieri vi ho fatto vedere cosa ho mangiato ieri sera e cosa ho combinato ieri e poi nulla, appunto ho dormito fino a tardi. Cioè fino a, non so, 8:30 mi pare, sì, ero un zombie, ma poi vabbè, niente. Mi è venuto un dolore che non vi dico, alla sciatica. Io ho preso anche qualche antidolorifico perché non ce la facevo, veramente ero distrutta stamattina. Però alla fine mi sono ripresa già, e niente. Il trucco che vedete è questo, mascara, rimmel, blush, terra, fondotinta, quello che è, no, correttore, infallibile, 327 cashmere, un po' di burro cacao, appunto l'ho detto mascara, non lo so, comunque un po' di tutto, cioè, non molto, una pena, basico, veloce, non ho messo né matita né nulla, solo un po' di mascara e un po' di uniformare le sopracciglia, le ho un po' rifatte perché ero ingestibile come erano le mie sopracciglia, cioè non le volevano quasi sapere di farsi rimettere a posto, di dare una ridimensionata, quindi ho preso il gel fissante e l'ho sistemata e vabbè, ci sta. Poi mi ho fatto il letto stamattina, non ve l'ho fatto vedere, ma vabbè, è così, mi ho fatto il letto e niente, e così è andata. Sono riuscita finalmente a ridarmi una bella messa a posto alle mie
alle mie cose di casa. Ho fatto la lavata i piatti, non so cosa si possa vedere, però è inutile che ve lo faccio rivedere perché tanto è sempre la stessa identica cosa. Ho lavato i piatti, tranne che le stoviglie, perché tanto c'è dentro il cibo, quindi cosa me lo... appunto, vabbè, è inutile che ve lo dico perché è una cosa stupida, sarebbe da dire, però è così. Finché non finiamo il cibo non si pulisce nulla. Scontato, ma vero? E nulla. Poi, scusate la cosa scontata, ma mi piace parlare con voi. È come un diario questo, anche se è vero che non può interessare a nessuno, ma va bene, io parlo lo stesso. E niente, poi mi ho pulito questa bella tavola tra la quale voi siete appoggiati, tra la tavola e il mio astuccio di scuola, di quando andavo a scuola io, superiori, medie e via discorrendo, o no? No, solo dalle medie alle superiori ho portato questo astuccio, mi stavo già sbagliando io. Va bene, ok, d'accordo. Mi stavo già dicendo una balla, che non era così. No, perché alle elementari non l'ho portato, è nuovo, non dico nuovo di zecca, ma alle medie l'ho portato, alle superiori anche, ma vabbè, niente. Se mi chiedete se ho fatto l'università, no, per niente. No, cosa ho fatto? Cosa c'entra questo verso? Oh, non lo so. Comunque, no, non ho fatto università e non ho avuto intenzione di farne e ne avrò mai voglia di farne. Innanzitutto non sono, come si vuol dire, una secchiona, però non mi interessa neanche esserlo. Sì, mi piace leggere, mi piace ogni tanto informarmi su quello che si tratta del mondo e via discorrendo, cosa accade intorno a me, però non sono tanto interessata a voler, come si dice, come posso dire, a studiare io con tante altre cose, tipo che ne so, a studiare, ci sono tante categorie, no? Quando si va all'università, o matematica, o la grammatica, tipo professore italiano, storia, storia dell'arte, che ne so, geografia, tutte queste robe, marketing, che ne so, ci sono tante categorie. Io ho studiato a 5 anni di tour operator, si fa per dire, perché vabbè, adesso non sto qua a dirvi cose, come, perché, però mi è piaciuto molto che sono stata alla scuola di Santa Teresa, tour operator, e lì ho avuto modo anche di imparare anche un po' tante cose. Non tutte me le ricordo perché la memoria è quella che è la mia, quindi non ci fate caso, però mi sono divertita tanto, ho avuto tante esperienze di vita quotidiana, come suol dire, perché all'inizio non avevo manco YouTube né Facebook né via discorrendo, insomma non avevo tutte queste cose qui che si possono trovare come oggi, voglio dire, scusate, sono un po', vabbè, non ci fate caso. Comunque vi stavo dicendo, Facebook all'inizio c'era, vi era, ma non c'è, vabbè, YouTube era appena nato, come dicono tanti qua su internet. TikTok ancora non c'era, ma non saprei, io non sono molto informata, anzi dovrei anche essere informata più che altro quando è nato, non dico proprio YouTube, ma TikTok e Instagram, ma vabbè, non sono molto interessata, potrei anche interessarmi a quando è nato, vabbè che io sono, non mi ricordo manco di che generazione sono, se sono A, B, Z, forse sono proprio di quella generazione A. Non saprei, perché io non sono nata con computer in mano, devo dirvi la verità, perché quelli della generazione che sono nati col computer in mano sono quelli, pare, della Z o della B, non mi ricordo. Comunque, meglio che non nominiamo certe cose, che non mi piace. E sì, ragazzi, è così che la mia generazione, non tutti sono nati col telefono in mano, perché nell'88 e nell'87 tutti erano a ballare in discoteca o a giocare con le bambole, meglio ancora, anzi, meglio dire,
a guardare la tele, a guardare la tele seduti sul divano a mangiare porcherie, cioè, tipo patatine, queste cose così. Vabbè, io nell'88 sto dicendo già stupidaggine, comunque pazienza, da. Io nell'88 ero proprio minninna, ma via via crescendo mi ricordo di aver conosciuto dalla tele, e dico dalla tele tra virgolette, Fiorello e non è la Rai, non è la Rai, me lo ricordo perché anche non è la Rai, lo presentò Pippo Baudo se non erro, non mi ricordo, ma anche Fiorello non era male, era un bellissimo ragazzo per l'amor di Dio e mi piaceva tantissimo come personaggio, anche adesso non è brutto come personaggio, era piuttosto simpatico direi. Già. Ah, ci tengo a dire la bambina mai cresciuta, ossia Veronica ti chiami, vero? Sì, se non mi sbaglio, sì, se non erro. Cambia piacere che Iglesias le sue canzoni e Bailamos e anche quell'altra che ti piacciono te, tipo J-Ax, le canzoni di Fedez e tutto quello che hai cantato, che hai ascoltato, scusami, mi sono piaciuto un botto, quindi top, top, mi sei piaciuta, brava Veronica, brava la bambina mai cresciuta e basta ragazze, questo era tutto. Io adesso mi sa che vi porto a vedere che la mia camera è quasi tutta bella, quasi è ordinata e via discorrendo, quindi a dopo per i saluti finali. Allora, eccomi qua, dunque riprovo a riregistrare se non mi interrompe nessuno, perché ancora non mi ha interrotto nessuno, cioè non si è recato nessuno qui. Comunque vi volevo dire che praticamente ieri vi potete vedere cosa ho mangiato ieri sera e cosa ho combinato ieri e poi nulla, appunto ho dormito fino a tardi, cioè fino a non so 8:30 mi pare, eh sì, ero un zombie, ma poi vabbè, niente, mi è venuto un dolore che non vi dico alla sciatica, io ho preso anche qualche antidolorifico perché non ce la facevo veramente, ero distrutta stamattina, però alla fine mi sono ripresa già e niente, il trucco che vedete è questo, mascara, rimmel, blush, terra, fondotinta, quello che è, no, correttore infallibile 327 cashmere, un po' di burro cacao, appunto l'ho detto mascara, non lo so, comunque un po' di tutto, cioè non molto, una pena, basico, veloce, non ho messo né matita né nulla, solo un po' di mascara e un po' di uniformare le sopracciglia, le ho un po' rifatte perché ero ingestibile come erano le mie sopracciglia, cioè non le volevano quasi sapere di farsi rimettere a posto, di dare una ridimensionata, quindi ho preso il gel fissante e l'ho sistemata e vabbè, ci sta. Poi mi ho fatto il letto stamattina, non ve l'ho fatto vedere, ma vabbè, è così, mi ho fatto il letto e niente, è così, è andata, sono riuscita finalmente a ridarmi una bella messa a posto alle mie cose di casa, ho lavato i piatti, non so cosa si possa vedere, però è inutile che ve lo faccio rivedere perché tanto è sempre la stessa identica cosa. Ho lavato i piatti, tranne che le stoviglie perché tanto c'è dentro il cibo, quindi cosa me lo... appunto, vabbè, è inutile che ve lo dico perché è una cosa stupida sarebbe da dire, però è così. Finché non finiamo il cibo non si pulisce nulla. Scontato, ma vero? E nulla. Poi, scusate la cosa scontata, ma mi piace parlare con voi. È come un diario questo, anche se è vero che non può interessare a nessuno, ma va bene, io parlo lo stesso. E niente, poi mi ho pulito questa bella tavola tra la quale voi siete appoggiati, tra la tavola e il mio astuccio di scuola, di quando andavo a scuola io, superiori, medie e via discorrendo, o no? No, solo dalle medie alle superiori ho portato questo astuccio, mi sto già sbagliando io. Va bene, ok, d'accordo.
Mi stavo già dicendo una balla che non era così. No, perché alle elementari non l'ho portato. È nuovo, non dico nuovo di zecca, ma alle medie l'ho portato. Adesso superiori anche, ma vabbè, niente. Se mi chiedete se ho fatto l'università, no, per niente. No, cosa ho fatto? Cosa c'entra questo verso? Non lo so. Comunque, no, non ho fatto università e non ho avuto intenzione di farne e ne avrò mai voglia di farne. Innanzitutto non sono, come suol dire, una secchiona, però non mi interessa neanche esserlo. Sì, mi piace leggere, mi piace ogni tanto informarmi su quello che si tratta del mondo, via discorrendo, cosa accade intorno a me. Però non sono tanto interessata a voler, come si dice, come posso dire, a studiare io con tante altre cose, tipo che ne so, a studiare, ci sono tante categorie, no? Quando si va all'università, o matematica, o la grammatica, tipo professore italiano, storia, storia dell'arte, che ne so, geografia, tutte queste robe. Marketing, che ne so, ci sono tante categorie. Io ho studiato a 5 anni di tour operator, si fa per dire perché vabbè, adesso non sto qua a dirvi cose, come, perché, però mi è piaciuto molto che sono stata alla scuola di Santa Teresa, tour operator, e lì ho avuto modo anche di imparare anche un po' tante cose. Non tutte me le ricordo perché la memoria è quella che è la mia, quindi non ci fate caso, però mi sono divertita tanto, ho avuto tante esperienze di vita quotidiana, come suol dire, perché all'inizio non avevo manco YouTube né Facebook né via discorrendo, insomma, non avevo tutte queste cose qui che si possono trovare come oggi, come prima. Come oggi voglio dire, scusate, sono un po'. Vabbè, non ci fate caso. Comunque, vi stavo dicendo, Facebook all'inizio c'era, vi era, ma non c'è. Vabbè, YouTube era appena nato, come dicono tanti qua su internet. TikTok ancora non c'era, ma non saprei, io non sono molto informata. Anzi, dovrei anche essere informata più che altro quando è nato, non dico proprio YouTube, ma TikTok e Instagram. Ma vabbè, non sono molto interessata. Potrei anche interessarmi a quando è nato. Vabbè, che io sono. Non mi ricordo manco di che generazione sono. Se sono A, B, Z. Forse sono proprio di quella generazione A. Non saprei perché io non sono nata con computer in mano. Devo dirvi la verità. Perché quelli della generazione che sono nati col computer in mano sono quelli. Pare della Z o della B, non mi ricordo. Comunque, meglio che non nominiamo certe cose che non mi piace. E sì, ragazzi, è così. È così che la mia generazione, non tutti sono nati col telefono in mano, perché nell'88 e nell'87 tutti erano a ballare in discoteca o a giocare con le bambole, peggio ancora. No, peggio ancora no, o meglio ancora, anzi, meglio dire, a guardare la tele, a guardare la tele seduti sul divano a mangiare porcherie, cioè, tipo patatine, queste cose così. Vabbè, io nell'88, sto dicendo già stupidaggine, comunque, pazienza, dai. Io nell'88 ero proprio minninna minninna, ma via via crescendo. Mi ricordo di aver conosciuto dalla tele, e dico dalla tele, tra virgolette, Fiorello e. Non è la Rai, non è la Rai, me lo ricordo, perché anche non è la Rai, lo presentò Pippo Baudo, se non erro, non mi ricordo, ma anche Fiorello non era male, era un bellissimo ragazzo, per l'amor di Dio, e mi piaceva tantissimo come personaggio. Anche adesso non è brutto come personaggio, è piuttosto simpatico, direi. Già. Ah, ci tengo a dire la bambina mai cresciuta, ossia Veronica ti chiami, vero? Sì, se non mi sbaglio, sì, se non erro. Cavalcami a piacere, Kike Iglesias, le sue canzoni e Bailamos, e anche quell'altra che ti piacciono a te, tipo
le canzoni Fedez e tutto quello che ha cantato, che hai ascoltato, scusami, mi sono piaciuto un botto, quindi top, top, mi sei piaciuta. Brava Veronica, brava la bambina mai cresciuta. E basta ragazze, questo era tutto. Io adesso mi sa che vi porto a vedere che la mia camera è quasi tutta bella, quasi, è ordinata e via discorrendo, quindi a dopo per i saluti finali. E niente, questa è la mia camera pulita e ordinata, non si direbbe più di tanto perché lì ci metto le mie cose per profumare i miei piedi, vabbè, quello lo vedete lì, i pianeggianti, i fazzolettini, tutte cose che ho lì, e il mio letto già fatto perché non potevo vederlo così, sfatto com'era, vabbè, pensavo di fare video qui, ma invece poi mi sono spostata in cucina. Tra la cucina e la sala, vabbè. Lì è un vestito che mi ha prestato mia nonna per non sporcarmi quando mi trucco. Lì c'è la mia attrezzatura per fare video, sia su TikTok che su Instagram o anche, perché no, anche su YouTube, lo vedete benissimo, eccolo qua. Il mio specchietto, no, anzi la mia vetrata dello specchio, vedete? Ole, ok. Poi per non farvi vedere capoccire, mal di mare, la mia borsa. La mia sedia, la mia postazione trucco, e ogni tanto qua vi poggio per truccarmi o anche per chiacchierare con voi, questo ti vabbè, niente. E nulla, tutti i miei prodottini, computer, televisione, proprio un po' di tutto, cioè, quindi non c'è bisogno che ve lo dica. Vabbè, lì non fateci caso, ma quella scegliere i capelli, andava in bagno, ma non c'è posto, quindi la teniamo tra i miei pigiami nell'armadio e niente. Ciao! E niente. Quelle sono le mie salviettine, perché con le salviettine io ovviamente mi igienizzo le mani quando mi sporco le tonsole di ombretti. Sì, di ombretti, basta. Nulla, basta. Questo è abbiamo visto tutto quanto, dai. E niente ragazze, questo era tutto, veramente tutto per adesso. E noi ci si vede al prossimo video. Se questo video appunto vi è piaciuto, perché no, vi ricordo di mettere un bel like al video, un commentino di supporto, soprattutto oltre al like, nella sezione commenti, come suol dire sempre con educazione, ma educazione veramente. E anche perché no, se vi va, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento sul mio canale YouTube. Seguitemi anche su YouTube per Melania-Bassotto, su Instagram che appunto è YouTuber Melania-Bassotto, su TikTok Melania Makeup e Beauty e anche su Facebook come Melania Postale o anche l'altra pagina mia che sarebbe a nome mio, sempre di, fatemi pensare, vabbè, niente, Melania Makeup Beauty. Ciao, a presto, un bacio.